Le abruzzesi di Serie D pronte per la terza giornata di ritorno, che somiglia molto ad un incrocio decisivo per il futuro e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Chieti con le bocche cucite all'Angelini contro il Roma City in una sfida tra deluse del girone. Alle 14:30 i neroverdi, dopo lo scivolone interno nel recupero contro l'Atletico Ascoli finiti in silenzio stampa, hanno l'occasione di cancellare delusione e polemiche, ritrovando 3 punti fondamentali per non perdere ulteriore terreno dalle posizioni che contano. La vetta è a meno 9, la zona playoff lontana a 2 punti. Jezzo non deve sbagliare. Arbitro Kovacevic di Arcoriva, Trento. L'Aquila a Monterotondo per continuare la sua remontata in classifica verso il primo posto, oggi distante 5 punti, occupato dal Campobasso. Cappellacci con un solo assente, Bellardinelli squalificato dopo il derby pareggiato in casa contro il Chieti. Arbitra De Stefanis di Udine. Avezzano al Riviera delle Parme contro la Samp. È il match clou della domenica. I marsicani vogliono dare una prova di forza al campionato. Una sfida ad eliminazione diretta. Chi perde forse dice addio alla lotta al primo posto con largo anticipo. Dirige Caruso di Viterbo. Il notaresco al Savini ospita il Sora. Bruno vuole continuare il suo brillante percorso stagionale, spedito verso la salvezza e deciso allo stesso tempo a dare fastidio alle grandi fino all'ultimo. I playoff per i rossoblù sono lontani solo 4 punti. Per i sogni c'è spazio in abbondanza. Out gli infortunati Francofonte e Di Bartolo, rientra Scipioni che torna titolare alle spalle di Belloni, arbitra Bruschi di Ferrara.